ciurma, benvenuti su Minecraft Senza Senso. Però prima di iniziare, ragazzi, voglio dirvi una cosa importante. Oggi pomeriggio vi aspetto alle 16 in live sul sito Viola con il torneo di Splatoon 3. Non mancate, link in descrizione, anche perché questo qui è il mio team. Quindi ciurma, dobbiamo per forza vincere. Casomai ciurma, fatemi sapere nei commenti se volete un video appunto su Splatoon 3. Ok, quindi ci tengo, fatemelo sapere nei commenti. Ma adesso iniziamo subito, perché ragazzi abbiamo una intro bellissima e già tutti abbiamo riconosciuto questo portale. Questo portale, ragazzi, l'abbiamo provato anche noi nella serie di TikTok, ed è il mistico portale triplo che tu lo fai, cioè insomma lo attivi e... Eccolo, eccolo. Che è successo? Che succede? Esattamente, ragazzi, benvenuti su Minecraft. Cosa accadrà? Vediamo un pochettino. Allora, praticamente, ragazzi, questa compilation di clip, come quelle che fa ogni tanto Eddie per noi, su Minecraft Senza Senso. E ora sta creando il portale del Nether e metterà il... Oddio. Allora, il cristallo dell'End è un'entità, quindi in realtà dovrebbe passare dall'altro lato. E invece no. No, dai, non può essere. No, non può essere. Cioè, se c'è dall'altro lato, ragazzi, mega bug. Oh. Ma in che senso? Cioè, non gli caricavo più niente? No, ciurma, devo subito provarlo. Allora, un attimo, ossidiana. Dobbiamo capire veramente che succede. Quindi facciamo il portale come ha fatto lui. Quindi, bene o male, grande così. Qua ci va il cristallo. Quindi, grande così, così perfetto. Ok, andiamo qui e facciamo quindi Summon and Crystal. E ce l'abbiamo. Ok, ora, se io prendo la Flint and Steel qua e lo accendiamo. Ok, e se vado qui? Non è successo nulla, ragazzi, cioè... Ok, è normalissimo. Sì. Ma ragazzi, vediamo adesso gli altri portali. Vediamo un pochettino. Quindi abbiamo il portale dell'End e dentro ci mettiamo le fireball. Oh no, sto avendo abbastanza paura. Ok. Aspetta, che sta... Perché ne vuole mettere... Oddio. Allora, ragazzi, qua abbiamo il clock. Ok. Naturalmente non riesce ad attivare. Non bro, ok. Oh mio Dio. Vediamo, ragazzi, nell'End cosa c'è adesso. Ma nulla. Oddio, aspetta. Si sono create tipo delle particelle. Ma non è successo nulla, vabbò. Vediamo invece con le frecce. Allora, secondo me le frecce, ragazzi, le andiamo a trovare lì. E infatti già si sentono. Ma non ci sono. Ma come può essere? No, non ha senso. Ok, riproviamo. Ah, ecco, stiamo riprovando con le frecce di nuovo, mi sa. Ah no, alcune passano sotto. Cioè, certe frecce, ragazzi, sono talmente veloci che non danno il tempo al portale di praticamente passare. La TNT già provata la TNT, ragazzi. Finisce male. Finisce malissimo, esatto. Già. Oddio, i fireworks mai provati. Vediamo. Il bello è che li spara al contrario ora. Bro, non c'è, ma fai un clock decente. Ok, stanno passando. Zitti, raga, stanno passando. Sì, ma ci sta anche la TNT di prima, bro. Oh mio Dio. Ok. Va bene. Allora, uovo del draco. Vediamo questo uovo del draco. Ok, ha fatto il world border piccolo. Ah, quindi naturalmente dice: se c'è il world border che è di un solo blocco e l'uovo del drago si teletrasporta quando lo colpisci, dove va a finire? Mi sembra più che giusto. Va in alto? Oh my god! Wow! Guarda, non ci credo. Si tipa in altezza. Ed è finito adesso. E ma dove è finito? Ma? Perso? Perso.
Allora, due dispenser. Abbiamo due frecce, ok. Contemporaneamente, uno ti dà instant health e l'altro instant damage. Ci mettiamo al centro. Che succede? Magicamente, raga, non prendiamo danno. Non prendiamo danno. Che roba strana. E secondo me, ragazzi, è una roba strabuggabile. Se tipo rimaniamo con un cuore, ci andiamo con un cuore. Secondo me, se la freccia con instant damage ci colpisce proprio una frazione di secondo prima, possiamo buggare Minecraft. Secondo me è così. Casomai provateci e fatemelo sapere con un commento. Già che ci siete, lasciate adesso like. Ok, allora, essendo uno slime, non è che si allarga. Cioè, no. Ok, se l'hai preso quel pistone. E adesso? Sempre quel pistone. Ok. Cioè, vabbè, non è che può cambiare come cosa. Oddio, l'ha preso un altro. Ma? Si switcha. Ma come? Vediamo un pochettino. Oddio, raga, sembrano di quelle macchine d'ansia che facevo io su Pandora Season 1. Oh no. Ma povero villager. Comunque è strano che se lo va a passare così. Veramente strano. Ci sta. Allora, abbiamo un anvil e lo spyglass con Curse of Binding. Quindi se schioppiamo lo perdiamo. E che senso ha? Ok. Cioè, sì, possiamo utilizzarlo. No, non puoi metterlo lì. Ho paura, raga. No, seriamente paura, perché se mi farà qualcosa di strano. Appunto. Se lo sta mettendo, ragazzi, in testa. È diventato un unicorno. È un unicorno a tutti gli effetti. Ok. Oddio, questa cosa, ragazzi, me la sono sempre chiesta. Però non l'ho mai provata. Vediamo un pochettino. Quindi, la lava dove c'è l'acqua con le bolle. Non ci credo. No, raga, no. Non ha senso, raga. Allora, con le slabine già lo sappiamo che non può fare nulla, perché comunque la lava non si può waterloggare. Però che roba strana! No. No sense. E non si toccano per due pixel! Quanto è rotto Minecraft, ragazzi? È veramente rotto. Vediamo questo adesso. Oh no. Cosa vuole fare? Allora, vuole spawnare gli Wither. No bro, che stai facendo? Fra? Oddio. E spona quello sotto. È piazzato sotto la testa. E appunto, il senso di ciò, lo puoi spawnare al contrario? Si può spawnare pure al sotto sopra. Ma che cosa? E mi metti il Wither sotto. Ok. Ma quanto cursed è questa cosa? mamma mia, raga. Sembra di una roba veramente da stupidi. Non lo so. Ok. Beh, il maialino mi sa che ci saluta. Ciao. Esattamente. Ma ora c'è andato tipo con il laccio, con il lazzo. Villager con barca. Ragazzi, ci saluterà, mi sa. Arrivederci. Olè. Ma No. Ok. Ok, metti i villager a dormire. Ok. Questo non vuole andare a dormire. Ok. Raga, che ma? Vai. Si sono rotti i letti e i villager sono andati nell'end. Fregati. Volevate. E volevi. Guarda, è rimasto questo villager soltanto. Questo. E basta. Ok. Ora sta facendo, ragazzi, di nuovo il portale dell'endemisa e ci metterà l'end crystal. Mo' vediamo che succede.
Ok. Ok. Vai, vediamo. Ragazzi, è strano perché l'End Crystal è un'entità a tutti gli effetti. Però non lo so, ragazzi. Se avete una spiegazione, me la scrivete nei commenti. Olè, ok. E se metterò il Crystal. Vabbè, ma così che risolvi? Ma non spacchi il portale. Esatto. Beh, giurma che dire, questo era Minecraft senza senso. Adesso c'è ancora un like, iscrivetevi se siete nuovi e io vi aspetto oggi pomeriggio in live, beh, su Twitch con Splatoon 3, con questo torneo mattissimo. Speriamo di vincere. Raga, detto questo, ciao a tutti. Bye bye.